Life is Strange 2, atteso sequel di una delle avventure narrative più apprezzate di questa generazione, decide di voltare pagina, almeno dal punto di vista del racconto e dei protagonisti. Nonostante la struttura di gioco sia ben aderente a quella che abbiamo imparato a conoscere con il primo capitolo, dobbiamo dire addio una volta per tutte a Max e Chloe. Quella che vivremo nel seguito è infatti la storia di Sean e Daniel, due giovani ragazzi in fuga, un racconto di formazione che corre lungo le strade della West Coast e che sembra avere tutte le carte in regola per emozionare. Sean e Daniel Diaz sono due fratelli di origine ispanica che vivono le loro normalissime vite alla periferia di Seattle. Sean, il protagonista, è un sedicenne con la vocazione per il disegno, la voglia di divertirsi e una buona quantità di problemi adolescenziali. L'introduzione di questo primo episodio, Rhodes, ce lo presenta brevemente prima di raccontare la tragedia che mette in moto gli eventi. Le fasi iniziali sono potenti e calcolate, la catastrofe ci viene sbattuta addosso in maniera violenta, poi all'improvviso il flusso degli eventi si interrompe qualche giorno dopo, con i protagonisti sulla strada. Sean e Daniel sono soli, confusi e spaventati, dispersi fra le foreste dello stato di Washington. Fin da subito, insomma, il tema del viaggio si colloca al centro delle vicende e Life is Strange 2 comincia pian piano a scoprire le sue carte. Sean deve badare costantemente a suo fratello, proteggendolo ed educandolo al tempo stesso come un mentore. Il racconto si prende ai suoi tempi, regalandoci lunghi silenzi accompagnati soltanto da semplici accordi acustici in mezzo alla natura, e poi cambia passo all'improvviso, presentandoci situazioni di tensione e scene crudissime. In termini di apertura, l'avventura risulta ben piantata su binari molto solidi, e anche i bivi narrativi, a parte qualche raro caso, sembrano avere un impatto non troppo evidente sulla storia. Eppure, si ha l'impressione che ogni gesto compiuto dai protagonisti abbia un suo peso specifico a lunga scadenza. Bisognerà attendere i prossimi capitoli per avere una conferma, ma ad ogni modo la linearità di questo incipit possiede un suo pregio. Anche se gli eventi cardine dell'esperienza non sono realmente molti, succede sempre qualcosa e tutto è tenuto insieme da una sceneggiatura solida e perfettamente orchestrata. La regia è più adulta e ci sono meno tempi morti. A questo aggiungiamo anche un paio di personaggi davvero riusciti, battuti ad effetto e dialoghi mai inutili, nonché un finale potente che lascia la voglia di continuare. È davvero difficile ipotizzare dove andrà a parare la storia di Sean e Daniel, ma di certo, con queste premesse, non ha nulla da invidiare a quella di Max e Chloe. Dal punto di vista squisitamente ludico, in questo primo capitolo l'utilizzo di poteri sovrannaturali è sostanzialmente assente. Sebbene non si possa riavvolgere il tempo, tuttavia, le scelte del giocatore saranno davvero importanti. Le azioni di Sean influenzeranno infatti la personalità di Daniel e i momenti in cui avremo modo di scolpire il carattere del fratello più giovane sono tanti. Ad un primo sguardo sembrano cose di poco conto, ma rigiocando più volte l'episodio ci si accorge che alcune situazioni possono cambiare sensibilmente. I comportamenti amorali si traducono anche in un calo di fiducia e anche se per il momento l'impatto è inficiato soltanto qualche scambio di battute, l'educazione del giovane avrà sicuramente un ruolo importante nei prossimi capitoli. Insomma, l'accento è come sempre posto sulle conseguenze delle nostre azioni, ma il paradigma si è evoluto e la virata pedagogica sembra perfettamente in grado di proseguire l'ottimo lavoro iniziato con il precedente capitolo. Rhodes si dimostra un capitolo fortemente introduttivo, basato più sulla presentazione dei nuovi personaggi che sull'innovazione delle meccaniche di gioco. Life is Strange 2 rimane infatti fedele al suo predecessore, ma riesce in qualche modo a proseguirne il percorso, raffinandosi e colmando alcune vecchie lacune. Ci sono i poteri, ci sono le scelte e i bivi morali, ma stavolta tutto è declinato in nome del ruolo familiare. Quella del fratello maggiore è una posizione tanto scomoda quanto interessante da ricoprire, dal momento che ogni gesto o azione che compiremo avrà ripercussioni sul coprotagonista e sul suo carattere. Senza dubbio sembra una scelta azzeccata che rafforza il sempreverde paradigma della responsabilità e aggiunge alla storia, già toccante e potentissima, una sfumatura ancora più profonda. Da mettere in conto c'è anche un comparto grafico notevolmente migliorato, arricchito da luci moderne e affrescato da colori indimenticabili. La strada imboccata da Dontnod sembra quella giusta, e ora, come al solito, non resta che aspettare il prossimo capitolo. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. As long as we're together.